La vicenda è lo spunto per il libro, il libro non è solo quella vicenda, cioè la mia vicenda giudiziaria. La mia vicenda giudiziaria ha dato spunto ad Adriana che appunto ha vissuto dietro le quinte quella esperienza, ma soprattutto ha avuto un osservatorio per una lettura più complessiva del rapporto tra lo Stato e la Calabria. Il pregiudizio di Stato, perché pregiudizio di Stato? Perché io ritengo che questa terra è vittima del pregiudizio. L'andrangheta c'è, va combattuta, però l'andrangheta non può essere utilizzata per costruire un polverone e gettare un giudizio sul complesso della società calabrese. La Calabria è fatta anche di persone, e sono la maggioranza per fortuna, di persone oneste, laboriose, di persone che la mattina si alzano e sudano per portare avanti le proprie famiglie, per costruire una prospettiva per i figli. E si è utilizzata la presenza criminale che va combattuta, e va combattuta con il bisturi, va combattuta con iniziative mirate per sollevare un polverone e per alimentare un pregiudizio. Se si va a Roma, a Milano o purtroppo in questa fase anche in Sicilia, si equipara a Calabria uguale mafia. È ingiusta questa equazione. Non significa, lo ripeto, sminuire la presenza della criminalità organizzata e la pericolosità e la funzione di ostacolo che ha avuto, ma significa non utilizzarla per fare, come diceva Sciascia, tutto è mafia perché nulla è mafia, perché i migliori alleati della mafia sono quelli che sollevano i polveroni. E purtroppo la mala giustizia, che per fortuna non è un fenomeno che coinvolge tutta la magistratura, coinvolge settori ristretti della magistratura, perché i magistrati laboriosi, i magistrati che sono davvero, diciamo, a rischio, sono quelli che lavorano in silenzio, che non ricorrono agli show televisivi, sono quelli che appunto vengono anche loro messi in una cattiva luce dai polveroni. I polveroni non fanno bene alla giustizia, i polveroni alimentano la sfiducia nella giustizia, e noi dobbiamo recuperare invece fiducia nella giustizia, perché la Calabria ha bisogno di fiducia per costruire un futuro e soprattutto di liberarsi da questi pregiudizi. I pregiudizi sono stati e sono ancora purtroppo una camicia di forza, una gabbia intorno che soffoca le potenzialità della Calabria. Il pregiudizio di Stato è un libro che non parla solamente della vicenda di Mario Oliverio, o meglio della vicenda come governatore, e parla della vicenda della Calabria in generale. E la mia posizione privilegiata a fianco di Mario Oliverio mi ha messo in condizione di poter dare uno spaccato di retroscena, vale a dire delle pressioni che ci sono state per impedire l'assegnazione della sanità a Oliverio. Tutto quanto, dalla mala giustizia alla cattiva informazione, ruotano intorno al business che c'è nella sanità, perché indebolire la sanità pubblica è una strategia che qui in Calabria, diciamo, ha fatto da apripista a quello che sta succedendo nel paese. È stato un presidente della regione che asseconda pienamente i poteri romani e le forze nordcratiche che in questo momento presidiano il paese, quindi diciamo che è stato selezionato un individuo che asseconda tutto questo sistema di interessi.